Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Quale fuoco è venuto a portare Gesù? È il fuoco dello Spirito Santo che ci dà nuova vita. Quale battesimo vuole ricevere Gesù? È il battesimo della sua morte. Soltanto con la sua morte Gesù può darci il dono dello Spirito Santo. Dunque il nostro Salvatore desidera ardentemente questo momento, così che noi tutti possiamo essere resi nuovi interiormente dal suo amore. Lo Spirito Santo è un dono forte, radicale, rinnovatore. Tanto è vero che alcuni lo accolgono totalmente, ma altri lo rifiutano. Così il risultato è la divisione nella società e addirittura nella stessa famiglia. Il messaggio cristiano non lo possiamo rendere banale, semplicistico. Lo possiamo accogliere così come Gesù ce lo propone, fidandoci di Lui e affidandoci a Dio Padre.